Gentili radioascoltatori di Salsa Web Network, buongiorno, siamo in diretta con Ecomondo 2000, collegati con la redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV da Venezia. Subito la notizia in primo piano per un grande successo ieri a Milano, in centinaia con bandiere, cartelloni ed immagini di animalisti, scusate, di animali torturati. La notizia è stata ripresa anche da altre testate importanti, come ad esempio l'ANSA. Dunque, corteo a Milano contro la sperimentazione sugli animali, ma anche la caccia e l'uccisione a scopo di alimentazione o abbigliamento, i circhi e gli zoo. Promotori 269 Life, animalisti, onlus e cani sciolti con bandiere, cartelloni, immagini di animali torturati. Gli attivisti circa hanno stimato che sono stati circa 300, hanno sfilato per le vie del centro di Milano. La gente deve iniziare a capire che chi uccide un animale è un assassino, uno degli slogan più gridati durante la manifestazione. Riprenderemo questa notizia anche alla fine. Dunque, notizia che poi è stata riportata in primo piano, a taglio primo, anche nella nostra testata televisiva pianetaoggitv.net. Andiamo avanti adesso con il giornale radio, con le altre notizie. Sempre un'altra notizia in primo piano, il Papa che ha scomunicato i mafiosi, il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e l'esigenza di corrispondenti condizioni di espiazione della pena sono i temi essenziali su cui l'attenzione deve restare sempre alta. Lo ha detto il Papa in visita al carcere di Castrovillari, sottolineando l'importanza del pieno reinserimento della persona che non arriva al termine di un percorso solamente umano, ma in cui entra anche l'incontro con Dio. Dopo aver incontrato i parenti di Cocò Campolongo, il bimbo di 3 anni bruciato e ucciso a Cassano, allo Ionio, Bergoglio ha detto: mai più vittime dell''ndrangheta, non accada mai più che un bambino debba avere queste sofferenze. Dunque, proseguiamo, parliamo adesso di riforme. Qui non si sta parlando di persone con cui accordarsi, ma di punti importanti della nostra legge elettorale da far entrare nell'ordinamento giuridico del nostro paese. Mercoledì vogliamo dare un'opportunità al PD avendo a cuore solo questo obiettivo. Così il vicepresidente della Camera Di Maio, deputato del Movimento 5 Stelle su Facebook. Proponiamo questo incontro su un momento, afferma, in cui non c'è ancora tra Forza Italia e PD, non c'è praticamente, scusate, non c'è accordo tra Forza Italia e PD su nulla. Lo proponiamo restando all'opposizione. Mercoledì vedremo che spirali si apriranno. Veniamo al giudice Lignola. Una denuncia per calunnia nei confronti del pentito del clan dei Casalesi, Antonio Iovine, che di millantato credito contro ignoti è stata presentata da Pietro Lignone, Lignola, ex presidente della Corte di Assise di Appello. Il magistrato è stato chiamato in causa da Iovine per la vicenda dei processi aggiustati. Per l'ex boss Lignola lo avrebbe assolto in cambio di somme di denaro. Il giudice, già in pensione, ha chiesto al CSM l'apertura di una pratica a tutela della propria immagine e della magistratura napoletana. Veniamo alle presidenziali in Brasile. Il presidente del Brasile, Dilma Rousseff, ha ufficializzato la sua ricandidatura alle prossime elezioni presidenziali che si terranno ad ottobre. La leader del Partito dei Lavoratori continua ad essere in testa nei sondaggi, nonostante le polemiche e le critiche per i costi stratosferici dei mondiali di calcio. Ricordiamo che molti cittadini sono stati pestati duramente dalla polizia solo perché rivendicavano i propri diritti. È tempo di andare avanti e fare più cambiamenti, ha affermato davanti agli 800 delegati del partito riuniti a Brasilia. Secondo l'ultima analisi, Rousseff guida la corsa elettorale con il 39% dei consensi, seguita dal rivale socialdemocratico Neves, fermo al 21%.
Abbiamo una notizia che giunge adesso qui in redazione. Dunque, sono morti per asfissia da fumo in seguito ad un incendio divampato in casa due persone, fratello e sorella, rispettivamente di 85 e di 75 anni a Modugno, in provincia di Bari. Non si conoscono le cause dell'incendio scoppiato all'alba. I due corpi sono stati trovati riversi in terra. La figlia di una delle vittime era fuori casa per lavoro. A dare l'allarme al 115 sono stati dei passanti. Ed ora veniamo ad una notizia che noi più volte l'abbiamo approfondita: il contratto di Fiume e la tutela, diciamo, del nostro territorio, del corso d'acqua che passa proprio vicino casa, che passa, che interessa il nostro territorio. Qui c'è un'iniziativa di oggi che praticamente l'obiettivo, innanzitutto vorrei spiegare cos'è il contratto di Fiume, che è un processo di democrazia diretta che si chiude con un atto deliberativo ed è finalizzato al miglioramento delle componenti ambientali e socio-economiche di un bacino idrografico. Obiettivo della ricognizione lungo il corso del fiume Merlo, perché di questo si tratta, cioè l'esplorazione del fiume Merlo. Praticamente si partirà da Monastier, si percorrerà il fiume Musestre fino alla località di Merlo. Ma vediamo di approfondire meglio nel dettaglio. Allora, dicevo, obiettivo della ricognizione lungo il corso del fiume Merlo è di cominciare il processo di messa a sistema delle conoscenze, dei saperi diffusi nel territorio. Ciascuno degli esploratori avrà a disposizione una cartina e potrà segnare le valenze, punti di forza, e le criticità, punti di debolezza, del sistema fiume-territorio anche utilizzando fotografie, ciascuno a proprio modo con gli strumenti di percezione e conoscenza di cui è dotato. Contribuirà a dare una lettura delle opportunità e delle affezioni del territorio. Alla fine del viaggio, che verrà fatto a piedi, in bici o in barca, tutte le schede verranno raccolte e saranno successivamente elaborate per il processo di messa a sistema delle conoscenze. Lunghezza del percorso sono circa 10 km, partenza ore 9 da Abbazia del Pero a Monastier, arrivo ore 13 circa, confluenza Meolo-Valvi, ecco su quel punto lì. Vedremo anche noi di Pianeta OGTV, il sottoscritto, adesso a breve partirà per raggiungerli e quindi realizzare qualche servizio per i nostri media. Detto questo, diamo uno sguardo alle notizie che ci sono nella homepage della nostra testata giornalistica televisiva online all news e pianetaogtv.net. Innanzitutto il richiamo a questo notiziario, a seguire la notizia flash per il successo della manifestazione della 269 Life Animalisti Onlus e Cani Sciolti che si è svolta ieri a Milano in centinaia contro la sperimentazione animale. Ecco, colgo l'occasione per salutare Silvia Premoli che è che è dell'ufficio stampa, dove ci dà tutte le informazioni, molto attiva, che collabora con noi, e la ringrazio proprio perché posso dire questo: vi ringrazio che esistete, che potete appunto contrastare queste torture che vengono fatte agli animali, che sono cose veramente terribili, inaccettabili, non c'è dubbio alcuno su questo. Andiamo avanti, c'è una intervista molto importante al direttore Giorgio Bongiovanni, scusate, a Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000, realizzata da Sabina Guzzanti, ed è subito in taglio primo alla nostra homepage. Poi a seguire il richiamo della manifestazione di Milano che abbiamo parlato pochi istanti fa, che appunto avevamo pubblicizzato anche noi, ovviamente, grazie appunto a Silvia che ci ha mandato puntualmente il comunicato stampa. Poi a seguire il settimanale radiofonico di Salto Web Network Spazio Aperto, andato in onda la scorsa settimana. Ricordo, va in onda ogni mercoledì sera a partire dalle 18:30. Conducono in studio da Bari per Salto Web Network Ugo Lombardi ed Antonella Intranò. A seguire un breve filmato ricavato da Pandora TV, dal titolo Pendolari Traditi,
e poi a seguire alcuni editoriali e notiziari di Giulietto Chiesa, sempre in collaborazione con Pandora TV da Roma. Concludiamo con il settimanale Pineta Oggi Reporter, che va in onda anche sulle TV terrestri, inclusa Sky Web Network. C'è diciamo l'ennesima, potremmo dire, intervista sempre molto interessante al capitano Ferruccio Falconi, amante e tutore del mare del Lido di Venezia. Vediamo se ci sono altre notizie in arrivo dell'ultimo secondo, possiamo dire. No, non c'è nulla, non c'è nessun aggiornamento da fare. Concludo qui Ecomondo 2000 di questa settimana. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con la programmazione della rete di Sites Web Network. Da Massimo Bonella, un saluto anche da Pineta Oggi TV.